Senti Antonio, ma è vero che, come ha detto Grasso, durante il governo Berlusconi sono aumentati i sequestri di beni mafiosi? Perché se è vero, allora vuol dire che il governo Berlusconi ha fatto qualcosa contro la mafia. Un attimo. Quando in qua i governi sequestrano i patrimoni mafiosi, non è invece la polizia giudiziaria e la magistratura? In realtà è merito, non diamo merito a chi non ce l'ha. È come quando l'ex ministro degli interni Maroni si attribuiva i meriti della cattura dei latitanti quando erano i poveri poliziotti per strada che, nonostante i tagli di bilancio, nonostante le difficoltà, riuscivano a mettere a segno questi risultati. Quindi non è merito di Berlusconi, secondo lei, signor Ingroia? Non è mai merito del governo in carica, perché il governo in carica, per definizione, fino ad oggi, non ha nessun potere sulla magistratura. Per fortuna la magistratura opera in modo autonomo e indipendente, e quindi i risultati della magistratura sono meriti della magistratura e non del governo. Antonio, gli togliamo il premio speciale allora? Ah, io non gliel'avrei mai dato. Credo che sarebbe, insomma, Antonio Ingroia sottolinea un punto davvero centrale, credo che sarebbe davvero assai grave se i reati venissero perseguiti in maniera maggiore o minore a seconda del governo in carica. Insomma, questo davvero sarebbe una ferita molto grave rispetto a quell'indipendenza che la magistratura deve avere. Un'indipendenza che io riconosco, tant'è vero che a volte anche con qualche difficoltà, con qualche riflessione, ma ho sempre votato nel mio ruolo di parlamentare favorevolmente alle richieste che la magistratura ha fatto rispetto a richieste di indagine o richieste di arresto rispetto a membri del Parlamento. Signor Ingroia, lei chi voterà a Palermo? Orlando o Ferrandelli? Questo lo deciderò nel segreto dell'urna. Ma l'ha già deciso? O se non ci vuole dire chi l'ha già deciso, o sì. Credo di aver fatto già la mia scelta, sì. Secondo lei è più contento se vince uno o se vince l'altro? Ma che domanda fai? Ti ha già detto che non te lo dice, scusa. No, voglio solo sapere se è più contento se vince uno o se vince l'altro, oppure no. Spero di essere un cittadino con le mie idee, quindi sarò ben contento dell'uno o dell'altro. E vince quello che vota lei. Sì. Senti, Antonio, io non voglio. Io apprezzo il tuo riserbo, ma insomma, se per caso vince Orlando, tu sei contento? No, ma che domanda? No, questo no. No, magari sei più contento se vince Ferrandelli. Si direbbe una domanda suggestiva in un'aula giudiziaria, e quindi non è consentito. Ma non è consentito. Però certo, ci può spiegare perché mancano ancora 20 seggi allo spoglio del primo turno? Questi aspetti non mi occupo, non sono in grado. Senti, Antonio, ma ha ragione Grillo quando dice che la mafia strangola meno di Equitalia? Beh, Grillo usa sempre il paradosso certe volte il paradosso non funziona bene quando si parla di certi argomenti, di certi temi. Sì. Quello che lui voleva dire è che la mafia ultimamente ha adottato anche una strategia, diciamo, di recuperare il consenso. Ma Equitalia però fa... Sì, ci saranno state anche delle azioni probabilmente sbagliate che hanno determinato proteste, però Equitalia fa semplicemente un sistema di riscossione forzosa dei tributi che vanno fatti e le imposte, le tasse si devono pagare. Quindi non ha ragione, lei voterebbe mai per Grillo, signor Ingroia? Allora continuiamo su questo. No, questo ma non è candidato a Palermo, scusi. Non è però. Claro, lei potrebbe, la prossima potrebbe dire, voterebbe mai per Bersani, per Berlusconi? No, facciamo la domanda in un'altra maniera. Se Grillo si presentasse a Palermo, tu lo voteresti?